Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica settimanale di approfondimento sui temi del Parlamentino della Regione Toscana. Noi andiamo subito a vedere il sommario di questa puntata con i temi del giorno. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale, tra i temi all'ordine del giorno, anche la modifica della legge sull'Art Bonus. In particolare, questa norma è stata aggiornata passando dal 40 al 60% di detrazione per l'IRAP per chi fa erogazioni liberali dedicate al mondo dell'arte. Ma si è ampliata anche la platea dei soggetti che possono ottenere beneficio dall'Art Bonus e tra queste ci sono anche le circa 150 manifestazioni storiche della Toscana riconosciute dal Consiglio regionale che potranno da quest'anno ricevere l'Art Bonus. Devo dire che questo vantaggio fiscale collegato agli investimenti in campo culturale aveva già riscosso un certo successo ed è una norma ben congegnata. Con queste modifiche si vorrebbe consentire una migliore fruizione dei denari messi a disposizione dei contribuenti che vogliano usufruire di questo vantaggio sostenendo progetti culturali attraverso dei meccanismi che lo rendano più vantaggioso rispetto anche al solo finanziamento con Art Bonus nazionale, perché la nostra legge prevede di concedere il beneficio sia a chi ha ottenuto anche il beneficio nazionale sia a chi autonomamente chiede solo il beneficio regionale. Questi due rami della legge erano tra loro non comunicanti. Con questa proposta rendiamo comunicanti due capitoli di spesa in modo che se se ne esaurisce uno si possa passare le risorse a finanziare l'altro e si innalza la percentuale del vantaggio fiscale al 60%. Poi ci sono delle novità invece di contenuto che riguardano sia i progetti finanziabili con Art Bonus, si è aggiunto tutto il tema della progettualità legata al paesaggio, sia abbiamo recepito un indirizzo del Consiglio che chiedeva di inserire tra i progetti culturali finanziabili quelli inerenti il tema delle rievocazioni storiche. Con questi meccanismi di miglioramento che sono stati possibili appunto perché ci ha lavorato chi allora fu relatore della legge, cioè il collega Anselmi, abbiamo secondo noi consegnato nell'ambito degli Stati Generali della Cultura ai nostri cittadini e cittadine toscani un bel vantaggio e devo dire anche agli operatori culturali l'occasione di ottenere delle risorse per finanziare la cultura che sempre di più per noi è da considerarsi un motore di sviluppo, un elemento strategico della nostra programmazione regionale e non un centro di costo per una cosa bella, bellissima, ma che si fa solo quando le risorse avanzano. Con questa legge noi continuiamo a mandare un messaggio chiaro: investire in cultura vuol dire investire in lavoro, investire in sviluppo del territorio e generare poi anche un indotto che è quello dei visitatori che vengono a vedere. Sì, una normativa necessaria per migliorare, per agevolare i finanziamenti a favore delle esperienze artistiche e culturali, un'iniziativa che nasce dalla Commissione, della quale anch'io faccio parte, un lavoro capillare che migliora e rende più concreto il sostegno a iniziative culturali e artistiche. È una norma che va nella direzione corretta, che anche noi come Partito d'Italia Viva abbiamo sostenuto e voluto condividere con i nostri alleati di governo, soprattutto per migliorare quello che è l'opportunità di un finanziamento diretto o indiretto a favore di tutte quelle iniziative di carattere culturale e artistico molto presenti nell'ambito della nostra regione toscana. Sì, c'è un giudizio positivo perché ci abbiamo lavorato facendo parte io e la collega Elena Rosignoli del Comitato delle Rievocazioni Storiche della Regione Toscana come consiglieri regionali. Abbiamo lavorato e abbiamo portato una mozione in Consiglio regionale che fu votata all'unanimità e che oggi viene integrata in questa modifica alla legge regionale. Quindi si passa dal 40 al 60% di detrazione fiscale. Crediamo che sia un grande stimolo per cui sia i privati che le aziende possono finanziare con appunto delle cifre
le rievocazioni storiche lo possono portare in detrazione con un'erogazione liberale. Si può inserire la rievocazione storica fra coloro che possono beneficiare dell'art bonus, e quindi le 150 circa rievocazioni storiche riconosciute nel calendario della Regione Toscana possono affacciarsi a tutta una serie di nuovi finanziatori, di nuovi sponsor. In Regione Toscana cambia la norma per quanto riguarda il trasporto sanitario, una norma che è stata approvata in aula da tutti i gruppi politici ad eccezione del Movimento 5 Stelle, ma noi ascoltiamo direttamente dalla voce dei consiglieri quali sono le modifiche e le novità principali di questo settore sanitario importante per tutti i toscani. Con questa legge introduciamo una semplificazione sulle autorizzazioni, per cui i mezzi di soccorso, di primo soccorso e di soccorso avanzato avranno un'unica modalità di autorizzazione, riducendo quindi da 3 a 2 le tipologie di autorizzazione che le associazioni devono realizzare. E poi nell'audizione della legge abbiamo avuto la dimostrazione di molte difficoltà nel rispettare alcuni requisiti, come quella dell'età dei mezzi, per una difficoltà oggettiva nel reperire mezzi, o alcune date sui volontari, sull'età dei volontari, e quindi abbiamo ritenuto, e con questa legge l'abbiamo fatto, di spostare il termine per l'attuazione del regolamento del 2021 al 31/12/2026. Quindi ci saranno 2 anni in più per rispettare questi requisiti, una boccata di ossigeno per le associazioni che avevano chiesto con forza questa scelta. Insomma. Per i pazienti e le loro famiglie? Per i pazienti cambia che nulla, nel senso che continuerà a svolgersi il servizio di trasporto sanitario così come è sempre stato svolto. È una legge che mira a fare una di quelle cose di cui parliamo tanto ma facciamo poi, cioè una semplificazione. È una norma di semplificazione amministrativa e di risposta a alcune esigenze delle associazioni rispetto all'attuazione, ai termini per adeguarsi a quell'impianto di regole che il regolamento del 2021 dà. Allora, la giudichiamo positiva, abbiamo votato a favore, è bene essere chiari, il volontariato sociale, le associazioni classiche, quelle che fanno il trasporto sanitario, sono una gamba imprescindibile della sanità in generale e della sanità toscana in particolare. Se non ci fossero l'attività meritoria, in gran parte generosa, gratuita e volontaristica da parte di tanti volontari all'interno delle associazioni, noi non avremmo un sistema che non potrebbe stare in piedi, perché banalmente non ci sarebbe nessuno che porta le persone all'ospedale, al pronto soccorso, che le riporta a casa dopo una degenza e un momento di missione. Quindi noi intanto diciamo grazie a tutto l'associazionismo e il volontariato sociale che si occupa di trasporto sanitario. Diciamo grazie a tutti i volontari e le volontarie che utilizzano il loro tempo libero per un'attività di generosità, e questa legge va in un certo senso a dargli una boccata di ossigeno e di respiro per un mondo associativo che è una eccellenza e un elemento di grande eccellenza appunto della nostra regione. Sì, si va nella direzione corretta, perché il mondo del volontariato ci chiedeva una risposta importante. Molte volte nel territorio, soprattutto dopo il Covid, si fatica a strutturare equipaggi, si fatica a trovare autisti che siano anche soccorritori, e non si poteva disperdere l'esperienza di volontari che nel territorio svolgono questa attività ormai da anni. Quindi alleggerire i limiti anagrafici per consentire a persone che ancora sono nelle condizioni di farlo quel servizio, credo che sia una risposta veramente cogente, corretta, puntuale, che dà 2 anni di tempo in più anche per organizzarsi al mondo del volontariato. Pensate che molto volontariato nel territorio della Toscana diffusa è fatto da persone che poi sono quelle che poi di fatto, se tu perdi un volontario, perdi un valore straordinario, no? Fare il volontariato è offrire quello che più bello hai nella vita, cioè il tempo agli altri, ma dedichi anche la tua stessa vita agli altri. Quindi è una norma che va in questa direzione, ascolta quello che appunto il mondo del volontariato fa, quello che ci chiedeva, e c'è una risposta puntuale, precisa della politica che va in quella direzione. Noi abbiamo fortemente sostenuto questa iniziativa, ci sono anche delle altre modifiche, soprattutto per quanto riguarda i mezzi, e quindi credo che ci sia una buona collaborazione nella nostra regione tra il mondo del volontariato e la politica, che appunto ascolta e sostiene l'iniziativa, che insieme ovviamente al sistema sanitario, per esempio, è
portatore attivo dell'esperienza del soccorso avanzato, dei mezzi di soccorso, ma anche del trasporto sociale e non solo. Il Consiglio regionale nell'ultima seduta ha approvato una norma ad hoc sulla resistenza e ha previsto un finanziamento per l'Istituto per la Resistenza della Toscana. Maggioranza e opposizione si sono un po' spaccate su questa approvazione per il fatto che le minoranze chiedevano anche di ampliare, oltre l'Istituto per la Resistenza della Toscana, anche ad altre istituzioni, ad altri soggetti, questi aiuti e questa norma. Ma noi andiamo ad ascoltare nella carrellata delle interviste la posizione e i motivi dei consiglieri e dei gruppi politici. Il voto d'astensione è motivato dal fatto che non c'è metodo su questo finanziamento che è stato dato e soprattutto dobbiamo capire anche dove andranno a finire questi soldi e appunto in che modo. Noi abbiamo proposto un ordine del giorno perché crediamo che il valore storico, culturale di quello che rappresentano gli istituti storici della Resistenza, in particolare l'Istituto Storico della Resistenza Toscano e dell'età contemporanea, perché così si chiama, perché ci sono anche delle importanti valutazioni e approfondimenti da fare su quello che rappresentano per esempio gli anni di piombo e tutto il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Però noi crediamo sostanzialmente che questi istituti innanzitutto debbano poter vivere, perché sono dei punti importantissimi di ricerca, di studio per i nostri studenti che vengono anche da tutta Italia a preparare i loro esami, le loro tesi anche nei nostri istituti appunto della resistenza e dell'età contemporanea. In particolare quello di Firenze purtroppo è in una condizione dove da anni sappiamo che dovrebbe cambiare ubicazione, perché questi testi, questi volumi importantissimi sono a rischio e quindi magari si spendono tanti soldi per dover garantire la sicurezza magari antincendio, alluvione o metterli in condizioni di poter essere mantenuti adeguatamente. È stata una legislatura in cui noi abbiamo voluto dire con chiarezza che la Toscana è una regione antifascista, lo abbiamo fatto subito nel 2022 con la modifica dello statuto, facendo diventare l'antifascismo uno dei principi dell'ordinamento regionale. Lo abbiamo ripetuto nei finanziamenti anche con i risparmi dei costi della politica, lo abbiamo fatto con la visita del presidente Mattarella in una dei luoghi delle stragi più efferate del nazifascismo in Toscana, Civitella Valdichiana, e lo facciamo ora, lo facciamo con questa norma con cui finanziamo per 570.000 euro il lavoro degli istituti storici della Resistenza. Come c'è nata questa idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del presidente Mattarella ci hanno guidato. Il presidente Mattarella ha detto: non c'è futuro senza memoria, e quindi conoscere quello che è accaduto per cercare di non farlo accadere più. E in un tempo in cui anche in Europa stanno crescendo i totalitarismi, allora i regimi autocratici, al compito nostro è quello di mantenere alto, perché il simbolo della nostra regione è il Pegaso alato. In quel Pegaso alato ci stava il simbolo del Comitato di Liberazione Toscano, e la Toscana ha scelto sempre qual è la parte giusta della storia da cui stare. Allora, nostro compito è stato quello di portare in approvazione una legge come questa, e sono felice che sia stata votata oltre la maggioranza anche da altre forze politiche. Il segno che la strada è quella giusta. Ma senza discutere minimamente il merito e il valore storico della Resistenza, abbiamo espresso un voto del non voto in riferimento al metodo della questione. Avevamo letto anche noi di Vannino Chiti questo luglio che incentivava la Regione Toscana a rifinanziare le iniziative dell'Istituto Storico della Resistenza. Beh, noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio, francamente, che questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, per ben altre attività e promozioni culturali, cioè oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dai quali non si ascolta, e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. Termina qua la nostra puntata settimanale del Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Rimanete con noi. Regione Toscana,
il Consiglio regionale.